nostalgica del Mal d'Africa d'amore, perché l'Africa è bellissima, con i colori stupendi che hanno nei loro drappeggi fantastici, al Mal di Sicilia, che è un'altra terra meravigliosa e fantastica, con questi cannoli bellissimi che avete fatto e tutta quest'altra serie di cose che sono inerenti, certo, al, diciamo, alla pasticceria tipica siciliana. Certo. Sta andando forte, vedo che la gente viene, compra, mangiano, quindi va, diciamo, sempre, va dappertutto. Allora, noi siamo l'espressione del prodotto fatto a mano, per cui del vero, tipico. Lei dice dalla cialda? Certo. Io sono produttore di questa cialda meravigliosa, che è chiamata a doppio petto, era un mio design per cui in un certo qual modo, dove abbiamo allargato il cucchiaio, diminuito il troncone e si rompe con le labbra. Anche perché nel troncone è così difficile andare a prendere, bravo, invece il cucchiaio, bravo, ti invita e entra in bocca da solo, no? Certo, è logico. E voi ci mettete sia la frutta candida che la cioccolata, ma anche i pistacchi, vedo. Certo. E polvere di pistacchi, bellissima. Ma queste cioccolate sono gigantesche, non sono quelle piccole cioccolate di fitte. Che questi sapori, questo abbinamento dei sapori che si amalgamano tra di loro, danno quella delizia che proprio si sente, si può considerare il mangiare del re. Ha detto tutto lei, che devo dire io? No, sta scherzando. Lei dica invece sta come scherzando, li fa. Sta scherzando. Io allora, lo dico da cura che gli piacciono, sì, i dolci. Vedi, quando gli piacciono i dolci a qualcuno, già sono dei poeti già nati, non riusciamo nemmeno a esprimerci noi, perché in un certo qual modo già è la goduria in sé, è l'acquolina che ti si scioglie in bocca. Allora, intanto io mi presento, sono Giuseppe Triolo, sono maestro di cucina, operiamo nel settore trapanese, per cui in un certo qual modo la mia attività è agguarrato, ed è, abbiamo il cannolificio, il pastificio e poi mi occupo di catering. Questa è la mia chicca, per cui io amo la pasticceria tipica siciliana, anche perché io sono un maestro di cucina siciliana antica e pongo le mie proiezioni professionali in quello che potrebbe essere la vera origine del... Dove si trova lei lì in Val di... No, io mi trovo a Guarrato, che è un paesino, Val di Guarrato, che è vicino di Trapani. Paceco, esattamente, è a 12 km da Trapani. E il negozio, l'attività si chiama Filo di Pasta, ma quella è poi pubblicità gratuita. Non no, 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 invece la facciamo perché queste cose sono, si pubblicizzano da sole. Le guarnizioni che noi mettiamo fuori e non dentro, perché poi siete tutti sposti, a Palermo fanno una maniera, a Catania fanno un'altra. Allora, noi le guarnizioni le mettiamo fuori dal cannolo, perché in qualsiasi caso, maniera, parlava lei del cioccolato un pochettino grosso, grossolano, si può anche togliere in un certo qual modo. Se io vado a mettere... Allora uno le piace. Esatto, non piace. A me piace. A me pure. Infatti mi ha attratto quel fatto, guardi, che fossero quelle allora, belle cose. Ora, detto questo, poco fa vi ho fatto vedere quello vuoto, ora vi faccio vedere quello pieno. Naturalmente il pistacchio, perché è anch'esso, fa parte insita della cultura del territorio, per cui in un certo qual modo la Sicilia per me è tutto. Questo pistacchio locale o quello di Bronte? No, quello di Bronte, ci mancherebbe, più avanti ci sono gli amici che hanno proprio il Bronte dopo, me lo sono fatto dare da loro, così almeno sono sicuro di non spacciare il pistacchio italiano. Qual è la differenza del pistacchio? Cosa c'ha di corto? Io lo dico subito. Perché io per esempio a Roma, certo, vicino al Ministero della Giustizia, c'è uno importantissimo, certo, che fa delle cose fantastiche, anche i gelati, certo, proprio si sente quella pasta. Le lo spiego subito. Il pistacchio, che arriva sempre dall'Iran, Iraq e quant'altro, impiantato a Bronte, dove noi abbiamo un terreno obbligatorio lavico, per cui abbiamo una sostanza minerale che non ha eguali, non ha proiezioni nei confronti di tutti gli altri pistacchiere, perché conferisce un sapore particolare, una parte salina particolare e una parte profumata che al solo parlare, al solo sentire, guarda, è qualcosa di... Irradia tutto. Sì, esatto. Per cui il fatto stesso che io poi mi avvalgo di alcune guarnizioni che possano essere il pistacchio di Bronte, io non metto la granella, non metto la farina del pistacchio, perché essendo più fine tende a essere più gustosa rispetto alla granella. La granella riesce, ammorbidendosi, ad entrare a fare, bravo, tutto l'impasto. Bravo, per cui abbiamo una ricotta bio che viene dall'agro Pacecoto, che ha soltanto 200 grammi di zucchero a chilo e che ha l'espressione della vera ricotta trapanese, no? Ecco, poi aspetti, ma ha detto una cosa importante. La lavorazione non la fa tutti uguale, c'è, cioè, chi la fa fina, chi la fa doppia, chi ci mette più zucchero, chi ce ne mette, brava, meno, mi racconti. Infatti poc'anzi dicevo che noi mettiamo solo 200 grammi di zucchero al chilo, perché
per noi trapanesi è giusto, perché noi stiamo parlando di un prodotto di origine berbera che prima era una cialda addizionata da parte dei popoli berberi, veniva utilizzata nei matrimoni berberi, per cui veniva addizionata con o dei datteri o con del miele o melassa di fichi o addirittura melassa di datteri stessi, e veniva servita, diciamo, in questi matrimoni di popoli nomadi. Poi arrivando da questa parte è diventato cannolo, per cui Trapani, essendo la parte più vicina occidentalizzata, essendo la parte più vicina giustamente al Nord Africa, giustamente noi abbiamo preso la parte originale, diciamo, della semplicità, per cui la ricotta deve avere solo 200 grammi di zucchero al chilo, non setacciata, per cui deve avere il grumetto, quando tu lo schiacci devi sentire il sapore del latte, quello è il vero senso del cannolo. Poi giustamente man mano si andava spostando, ognuno se la cantava, se la suonava. Tu vai a Palermo per esempio a 300-400 grammi di zucchero a chilo mischiato con ricotta e crema di latte, viene setacciata e ha un sapore molto stucchevole con la cubettata all'interno. Vai a Catania per esempio è un'altra, vai a Messina, per cui... Quindi mangiare un cannolo non è sufficiente. Quando si chiede un cannolo, visto che noi ci vediamo in internet, quindi ci vediamo dappertutto, in tutto il mondo, sappiate, dovete chiedere quello che è il migliore, meno zucchero e cialda vera, cialda fatta proprio dal produttore, non quelle industriali. Dicasi dolce quando un dolce è equilibrato, quando diventa stucchevole non è più dolce. Quello diventa un'esagerazione all'essere, siccome signori lo zucchero costa molto meno rispetto alla ricotta, per cui ognuno cerca di fare le scamotage che vuole, ma un professionista che si rispetti non si azzardi mai a fare una cosa del genere, perché va contro la nostra indole. Parola di Giuseppe Triolo. E non poteva mancare il cioccolato in tutte le sue forme e in tutti i suoi colori, perché come vedete qui il cioccolato è pieno di colori e di sapori. Per esempio questo ciocolato che io adoro sarebbe il cioccolato con le scorzette di arancia, che sono fantastiche perché coniugano la dolcezza del cioccolato con la bontà dell'arancia, che fa anche bene. Esattamente. Allora, come nasce questa vostra attività? Allora, questa attività è un laboratorio artigianale che il nostro capo Fausto Ercolani da 6 anni ha introdotto. Lui ha aperto un laboratorio nelle vicinanze di Perugia, a Deruta, e come potete vedere le creazioni del nostro maestro cioccolatier hanno dato questi frutti bellissimi. Come potete vedere uno di questi è proprio una nostra creazione, che è questo qua che vede qui. Sono dei mirtilli rossi canadesi messi nel cioccolato, che danno un sapore eccezionale quando le papille gustative entrano in contatto con il cioccolato, ed è spettacolare. Ma non parliamo solamente di una produzione di questo tipo, abbiamo magari, questi sono bellissimi, abbiamo un variegato banana, che è una produzione con una base di bianco ad esempio, delle strisce di fondente messe all'interno, e addirittura una banana chips, quindi tipo una patatina solamente, che viene appoggiata sopra per dare questa bellissima conformazione. Ma la banana è quella essiccata? È ovviamente essiccata, sì, e viene appoggiata, praticamente la lastra viene prima mescolata, poi viene messa stessa così, con la pie chocolate, e poi vengono appoggiate delicatamente le banane sopra. Invece una cosa più particolare, una lastra di acciaio? Una lastra di acciaio, come anche una pellicola sola per evitare che si attacchi ovviamente alla lastra di acciaio. Così resta. Invece questo, che diciamo è il prodotto preferito per i bambini oppure per le persone che appunto vogliono passare. Che ci fanno pensare un po' ai tartufi. Esattamente, infatti il nome, come potete vedere ad esempio, questi sono tartufini. Aspetta che lo prendo, se trovo il nome giusto, questo è sempre tartufino. Praticamente richiamano la forma del tartufo umbro marchigiano, e in particolar modo ognuno ha un suo sapore. Nello specifico, ad esempio, qui siamo in Sicilia, quindi siamo nella patria del pistacchio, e in questo caso, come potete vedere, il prodotto che in questo momento sta andando di più è il pistacchio con il tartufino. Quindi la gente vi richiede più questo? In questo momento sì, diciamo che è uno dei prodotti più apprezzati dai siciliani ed è squisito. E poi, come potete vedere, un altro prodotto tipico della nostra cucina, diciamo, della nostra produzione, è quello lì, è un cremino. Una volta... Ah sì, l'ho preso a Perugia, buonissimo. Magari qualche anno fa li facevano così piccoli da Perugina, noi l'abbiamo reinventato, l'abbiamo... Sì, però quelli da Perugina hanno un sapore diverso, questi sono più guarda, naturali. Assaggio, perché lei sia una buon gustaia. E purtroppo si vede. Si rende conto del sapore. Prego, signore. Questo è un procedimento che viene fatto in 3 fasi. È più grezzo, quindi è più vero. È più vero perché mi fate in 3 fasi. Viene ovviamente mescolato il latte e il bianco separatamente in
due contenitori. Prima viene messo il bianco, scusi, il latte, poi viene fatto freddare. Sopra, una volta freddato, viene messo il bianco e a sua volta, una volta freddato, addirittura si mette sopra un'altra porzione di latte bianco, bianco e latte, ovviamente con nocciole tutti quanti mescolati, che danno questa creazione anche all'occhio, dà una sensazione bellissima. Oppure, ovviamente, sempre essendo in questo contesto, abbiamo il cremino al pistacchio, che è una cosa eccezionale. E per rimanere in tema di Sicilia, abbiamo anche le scorzette arance, come prima lei ha ben evidenziato. E abbiamo tutto, anche il cioccolato per diabetici abbiamo inventato, signora. Quindi quello senza zucchero. Esatto, questo, in particolare questa è la base, che questa è l'estrazione della fava di cacao. Come potete vedere è un 100% amaro, massa di cacao macinata a freddo, cioè viene fatta la lavorazione tramite le fave di cacao che vengono lavorate con dei macchinari e alla fine esce questo prodotto che può essere liquido oppure può essere così a freddo, che dà questa conformazione grande. E noi sappiamo che il cioccolato fondente è un antiossidante per natura. Sì, assolutamente. E quindi mangiarne un quadratino al giorno fa veramente bene. Esatto, in particolar modo chi ha mancanze di ferro addirittura. Se ne mangia 50 grammi di questo prodotto qua, il fabbisogno giornaliero a posto, signora, perfetto. E proprio è un tocca sana. Allora poi le prende mio figlio che lui fa lo sport e quindi... Ma per lo sport, guardi signora, per lo sport è sanissimo. E guardi, per lo sport io consiglio quello lì, signora. Quello è un farro biologico delle colline umbre, in particolare a di Spoleto, che è senza grassi, oli vegetali, come tutto il nostro cioccolato non ha presente oli vegetali. Ed è speciale, signora, perché rimane... Lo assaggi, signora, venga con me. Tanto, e sto assaggiando tutti. Siamo in tema, senta questo qui, è proprio il fondente con il farro. Insomma, sono io che vi dirò se ne vale la pena. Guardi, questo qui rispetto al riso soffiato, magari non rimane attaccato ai denti. No, è fantastico. E poi il riso fa ingrassare. Esattamente. Invece il farro fa bene. E fa molto bene, signora, perché aiuta il metabolismo in una maniera eccezionale, signora. Quindi riavvia il metabolismo. Sì, lo attiva. Mano, lo accelera, magari se hai problemi a livello di stomaco, tutto quanto. E dà una mano perfettamente, signora. È spettacolare. Allora, quando vengo a Perugia vengo a trovare. Certamente. Dove siete? Signora. Allora, guardi, noi abbiamo il laboratorio a Deruta. Quindi se viene a trovarci, le do anche un biglietto. A Deruda, dove ci stanno anche le bellissime fabbriche della ceramica di Deruda, che è favolosa. Il nostro biglietto da visita che diciamo è in proporzione molto avanzata. Io adoro la Perugia, ci sono stato un anno intero. Vale, se volesse venire a trovarci, vale, adesso inizia anche la nostra festa del cioccolato, che è dal 14 al 23 di ottobre. Ho fatto la festa del giornalismo, la festa del cioccolato. Ah, benissimo, benissimo. E noi siamo presenti con 3 stand, quindi se volesse venire a trovarci... Il jazz è bellissimo, però il cioccolato, signore, è ancora meglio. È fantastico! Fantastico, è una cosa eccezionale. La ringrazio, signora. Buona serata, arrivederci. E non poteva mancare il couscous, che poi proprio Mazara del Vallo, la terra più vicina a chi lo produce, la Tunisia, insomma, che è stata diciamo, la prima esportatrice di couscous. Ecco, qui stanno mettendo il couscous, la gente prende couscous e è stato fatto con il pesce. Voi vedete qui tutta questa abbondanza di pesce di couscous. Naturalmente questa ghiotta, come la chiamo io, che è fondamentale per dare anche un sapore più morbido. Pensate che io la prima volta che sono venuta in Sicilia 25 anni fa mi hanno portato a mangiare il couscous, io ho pensato sarà semolino e l'ho riempito di questo prodotto acquoso, era fantastico. Però mi hanno detto non si mangia così pieno, si mangia bene, ma mi è piaciuto tanto, così ho fatto couscous e anche ghiotta di pesce. Allora, chi è che di voi mi racconta qualcosa? Lo chef. Allora, vediamo un attimo con lo chef che ci dice. Il couscous si può fare in diversi modi, con la carne, con il pesce, con la carne, con il pesce, con le verdure? Con le verdure in tantissimi modi. Noi qui diciamo utilizziamo quasi sempre, per la maggior parte delle volte, invece il nostro poverissimo pesce, ma gustosissimo e magnifico. Poverissimo, però è un pesce azzurro. Ma è un pesce azzurro ricco di antiossidanti. Va bene alla salute. Perfetto. Non fa ingrassare. No, assolutamente no. Quindi, e poi è buonissimo. Altro che. Senti, come si prepara il couscous? È una lavorazione lunga. Viene incocciata una semola con dell'acqua e sale. Incocciata con le mani, si viene impastata, diciamo, con le mani che si girano attorno. Diciamo, viene impastata con i polpastrelli, sì. piano piano a girare. Dopodiché si lascia riposare. Infatti, chi la fa più grande e chi la fa più piccola. Esatto, basta incocciarla leggermente più grande, leggermente. Questa diversità che serve? Con l'acqua. Diciamo, non è che cambia il gusto, è a seconda chi piace più grande e chi piace un po' più piccolo. Esatto. Dopodiché si lascia riposare, viene fatto asciugare, poi viene messo in un pentolone grande, una couscousiera, con sotto dell'acqua, del limone. Couscousiera sarebbe questa cosa di coccio con tutti i buchetti sotto. Esatto, che sembrerebbe uno scolapasta, come qualcuno lo ha. Invece fa una vaporiera.
E viene fatto cuocere almeno un'oretta e mezza, e dopodiché viene messo nelle belle ciotole con il brodo e si lascia riposare. Così. Ma per fare il brodo ci vuole anche lì, perché esatto, ci vogliono diversi tipi di pesce, forse alcuni le fanno un tipo con una pentola, un brodo madre con questo pesce, poi un altro che si chiama brodo, questo pesce? Brodo madre. Ma chiamiamo così. Il pesce ci sono le gallinelle, c'è i cipollotti, poi tanti pesciolini piccoli da zuppa. Poi per renderlo più dolce facciamo un brodo a parte, poi c'è gli scampi, i gamberetti, il totano, il calamaro, le seppioline, pieno di questi pesciolini che vai in mezzo a tutto questo. Di là prendiamo il brodo. E da lì, dall'altro, prendiamo tutti gli altri pesci. Questa lavorazione così lunga e così attenta, alla fine poi non costa nemmeno tanto, perché un piatto di questo quanto viene? Noi lo vendiamo 3,50 euro. Beh, diciamo che le spese ci sono, anche il pesce azzurro nostro costa, però quindi ci voglio... si guadagna abbastanza. Si può fare. Certamente. Benissimo, allora, couscous, a volontà. Città che vai, birra che trovi, e anche qui in questi meravigliosi stand troviamo una birra che, guarda caso, poi c'è scritto Marsala, io vivo a Marsala, e una città del vino, però c'è la birra. Senta, ma lei come gli è venuta l'idea nella città del vino di fare la birra? Allora, noi collaboriamo insieme a Bale, non facciamo la birra, siamo dei distributori, la birra arriva da Piozzo, Cuneo. E comunque il mondo della birra già si sta espandendo così tanto che dobbiamo farci parte pure noi. Non Senta, mi dice quali sono le peculiarità della birra, cosa fa bene? La birra è salute, qua, soprattutto nella birra artigianale, scusate, dove è il resto? Con la birra artigianale sono tutti prodotti naturali, abbiamo una birra che si chiama Nazionale, fatta 100% in Italia, con produzione di luppolo e cereali coltivati in Puglia, l'acqua è della Lurisia, arriva dal Piemonte. Più di questo. E l'alcol? Quanto alcol c'è? Dipende dalla tipologia della birra. Abbiamo una bianca che parte da 5, arrivando fino alla più alta gradazione, è da 8, è un amber ale stile inglese rivisitata in maniera italiana. E adesso ci siamo fermati alla Nocellara del Belice. La Nocellara del Belice intanto fa queste olive fantastiche, in questo caso le vedete aromatizzate, addirittura mi sembra che ci abbiano messa l'arrabbiata, quindi insomma c'è un po' di tutto dentro queste olive, ma la peculiarità fantastica della Nocellara del Belice è proprio l'olio, un olio particolare. Ora ce lo facciamo raccontare, ma qui perché avete messo l'olio con il limone qui dentro? Cosa c'è qui? E questo qua è un preparato, diciamo, a base di olio e di limone, così come diciamo per condimento, limone, diciamo, per condimento, è un condimento sul pesce, esatto. Verdure. Proprio così. È un condimento. E abbiamo sempre l'olio al 100%, cioè, extravergine. L'olio è extravergine, DOP, dico senza dubbio, insomma. Tra l'altro le olive nostre Nocellara sono è la prima oliva che in Europa ha ottenuto il riconoscimento della DOP, sì, certo. È già nel lontano 1996, c'è una produzione soprattutto nel triangolo fra Castelvetrano, Campobello e Partanna, rappresentiamo circa il 50-60% della produzione di olive da menza nazionale. È un prodotto molto molto richiesto. Ma l'anno scorso abbiamo avuto povertà di olio, non c'era l'olio, perché? È andata male? L'anno scorso non è stata un'annata, diciamo, cattiva tutto sommato. Si è venduto subito? E si è venduto subito perché l'anno prima ce n'era poco, pertanto è stato subito accaparrato. C'è uno, diciamo, paura di non trovare i commercianti. L'anno scorso, dunque, quest'anno invece si profila un'annata non molto, diciamo, ricca dal punto di vista produttivo, e speriamo, insomma, che quantomeno il prezzo del... Però è anche normale, perché le olive, come gli alberi da frutto, un anno fanno di più, un anno fanno di meno. No, diciamo che da noi questa biennalità ormai è in via di superamento, cioè nel senso che comunque, dico, c'è una leggera prevalenza di un anno sull'altro, ma ormai annate in cui non ci sono olive non ce ne sono più. No, che ce ne sono di più, ce ne sono di meno. Perché i sistemi, tra l'altro, di coltivazione e di potatura consentono, ecco, di avere comunque una produzione ogni anno, non è mai uguale, però diciamo c'è comunque. Noi qua abbiamo, oltre le olive e l'olio, anche le caponatine, poi abbiamo il pane nero di Castelvetrano. Senza dubbio, il pane nero di Castelvetrano, che io impazzisco.
il paneo di Castelvetrano, che è questo, che è un prodotto che si fa a Castelvetrano. Questo è un prodotto, diciamo, di eccellenza massima, che è una specie di superstar, in qualsiasi luogo lo portiamo. Praticamente è costituito da farine, diciamo, siciliane, con una parte importante, circa il 20-30% di tummenia. Ma la farina qual è? Di grano duro? Tutto grano duro. Lo dobbiamo dire, perché la maggior parte sono di grano tenero, anche se in Sicilia no. Questo, però dico diciamo nell'Italia, quindi noi precisiamo che la Sicilia è grano duro, questo, cioè lo stesso grano che si adopera per fare la pasta, per capirci. Questo è grano duro a livello, diciamo, proprio di purezza. Abbiamo anche quest'anno, così lo diciamo, già da un paio d'anni all'interno del parco archeologico di Selinunte noi mettiamo a dimora la tummenia. Già abbiamo fatto due produzioni, quest'anno allargheremo ulteriormente anche per valorizzare altri grani antichi, oltre alla tummenia anche altri prodotti tipo il perciasac, tipo il russello, cioè grani antichi che sono stati scoperti negli ultimi anni, e si è scoperto, insomma, che ad esempio hanno un basso contenuto di glutine e pertanto sono molto salubri e salutari. Insomma, si tratta comunque di prodotti genuini del nostro territorio che vanno sicuramente valorizzati, vanno introdotti nei mercati, va anche, diciamo, organizzata meglio la filiera, diciamo, commerciale, per far arrivare proprio nelle famiglie questi prodotti, che sono prodotti di grandissima qualità. Senta, un buon olio quanto deve costare? Perché noi andiamo al supermercato e vediamo anche oli da 2 euro, 3 euro. Ma quello è sicuramente un olio che è, diciamo, di prodotto genuino ne ha veramente poco. Ma intanto ci scrivono extravergine d'oliva, è una frode di quelle paurose, come si può fare? Diamo un messaggio chiaro. Ma quello che si può fare intanto è cercare di attivare controlli, soprattutto dal punto di vista della tracciabilità dell'olio e anche dal profilo. Adesso è stato votato a livello dell'Unione Europea questo della tracciabilità, ma viene fatto e rispettato da tutti? Poi molto spesso l'olio ci scrivono italiano, ma perché è stato imbottigliato in Italia, poi in realtà vengono da questi paesi stretti che non si sa che ci hanno messo dentro. Comunque noi abbiamo fatto, adesso è stata approvata da pochissimo la IGP Sicilia, che consente, ecco, una denominazione intanto che fa riferimento alla nostra isola e dunque conosciuta in tutto il mondo, dove si saranno attivati dei controlli in maniera molto ferrea, sperando che comunque le frodi possano essere limitate, perché l'olio è il prodotto più... IGP significa geografica protetta, no? Indicazione geografica protetta, che si aggiunge anche alla DOP, DOP, denominazione di origine protetta. Noi speriamo, insomma, che le forze dell'ordine, la finanza, insomma, i NAS si attivino per far sì che questo, che è uno dei prodotti di eccellenza in Italia, diciamo, è comunque il prodotto più soggetto a frodi. Allora, un litro d'olio quanto costa da voi? Ma un litro d'olio, diciamo, secondo me, se deve essere un olio genuino, non può andare al di sotto delle 7, 8, 9 euro. Imbottigliato. Ma sfuso, diciamo, comunque un euro in meno, insomma, non ne... parliamo comunque di annate in cui la produzione è anche ricca, ma se andiamo un'annata come questa, sicuramente già sfuso non scende meno degli 8 euro. Comunque si tratta di un prodotto che comunque chi lo conosce, chi, diciamo, lo assaggia, torna sempre a comprarlo in continuo. Insomma, noi abbiamo richieste in questo periodo da parte un po' di frantoi di tutta la Sicilia, perché ad esempio l'altro giorno sono venuto a trovarmi dei frantoiani della provincia di Caltanissetta che cercano olive nocellare, perché i loro clienti cercano olio di nocellare. Cioè, nel senso che è comunque, dico, una produzione di grande eccellenza. Allora, la pasta è un elemento fondamentale della dieta mediterranea, ma nella pasta è importante il condimento. Noi siamo con un produttore di condimenti che arricchisce il gusto e il sapore, mantenendo anche tutte quelle proteine, vitamine, sali minerali che sono fondamentali sempre nella dieta mediterranea, usando i prodotti tipici del territorio. Il nostro motto è quello di dare la sensazione al consumatore di mangiare qualche cosa di tipico che si collega con il territorio. Quindi noi siamo convinti che il prodotto è una componente importante del territorio, e in questi anni abbiamo cercato di dare un senso alla nostra attività. E slow food in fast time, che sta a significare il mangiare lento in un tempo veloce,
è quel concetto forte che il consumatore può assumere attraverso il prodotto artigianale, che arriva a casa, non ho niente pronto, apro il vasetto. Ma questo patè lo posso mettere anche dentro la pasta, questo patè? Il patè lo può mettere tranquillamente a secondo quale patè. Il patè di pomodoro spalmabile. È spalmabile, ma il pesto per esempio di pistacchio, il pesto delle isole, il pesto trapanese è fantastico. Un caponata è un antipasto che va mangiato prima dei pasti, ma può essere anche un piatto completo, perché nella caponata è tutto vegetale ed è un alimento completo. Si può aggiungere un filo d'olio ed ha un prodotto come antipasto eccellente. Il pesto alla trapanese è una confezione regale con la pasta, arrivo a casa, non ho niente pronto, cucino la pasta. Il vasetto lo posso devo solamente aprirlo e metterlo sulla pasta. Ho già tutto pronto. Lei adesso ha fatto questo qui come confezione, diciamo. Regalo dal punto di vista turistico. Diciamo è qualcosa che uno lo porta quando vai. Sì. Aglio, olio e peperoncino, quindi la pasta con l'olio, il condimento per la pasta, il sale delle nostre saline di Trapani. Quindi, di Marsala. Di Marsala. Quindi noi siamo molto attenti di dare al consumatore un prodotto che si collega esclusivamente con il nostro territorio. Benissimo. E allora, buon cibo a tutti e soprattutto buon cibo in Sicilia. Non potevano mancare fiori e piante naturalmente nella Sicilia, che produce di tutto, e la pomelia, che è una pianta fantastica, meravigliosa, che voi vedete molto spesso arricchire i balconi di molte case, perché poi crescono ampie e piene di fiori. E in questo caso ce l'abbiamo addirittura con rosa, quelle sfumature di rosa che sono fantastiche. Ecco, come avete pensato proprio a questo tipo di pianta? Allora, noi avevamo un'azienda agricola, arance, limoni, così, e poi per passione mio padre, piano piano ci siamo ingranditi, abbiamo creato un piccolo vivaio di pomelia. Stanno andando qui? E qui sì, vanno, ancora non è tanto conosciuta nella parte di Trapani, ma se andiamo nelle parti di Catania e Palermo, lì è... Sì, a Palermo sono tutti i balconi. E tutti i balconi, sì. Infatti l'ho scoperta tanti anni fa a Palermo e l'ho portata a Marsala nella mia abitazione, dove a volte non sono riuscita a farla adattare, ma adesso ce l'ho gigantesca, bellissima. Sì, è una pianta che si regala da madre in figlia quando si sposa, è una pianta che nella tradizione palermitana facevano i bouquet da sposa, molto, sì, quella classica bianca. E infatti, vediamo qua, vedete che fiori fantastici, ora potete vedere questo piccolino qui, ma guardate anche, sono vari generi, perché quello è a stella, questo invece è più aperto, bellissimo. Ci troviamo con un produttore di Paghino, dove c'è il pomodoro divino, che è il pomodoro che tutti cerchiamo e mettiamo nelle nostre tavole perché ha un sapore particolare. Allora, c'è il pomodoro a datterino e il pomodoro quello rotondo. Mi dice la differenza? Allora, la differenza non è tanto sostanziosa, perché il ciliegino è il famoso ciliegino chiamato anche ciliegino di Paghino, perché viene dal territorio di Paghino, perché ha preso la categoria di IGP, tutti lo conoscono per Paghino, ma oltretutto si chiama solo ciliegino, perché Paghino è il comune. Oltretutto la differenza non è tanta, perché il datterino è un suo derivato, parliamo sempre di pomodori, è un pomodoro che fa parte della categoria degli allungati, quindi si trova e si è trovato bene in tutti i vari mercati che ci sono, sia in Italia che in tutto il mondo. Da 40 anni questa azienda, che siamo nel settore, produciamo e confezioniamo prodotti ortofrutticoli, in particolare il famoso ciliegino e anche il datterino, anche che si può trovare tutto. Da 3 anni a questa parte abbiamo introdotto dei forni ad aria calda per l'essiccazione del classico pomodoro che troveremo. Senta, ma col pomodoro essiccato cosa ci si fa? Come lo si deve usare? Così diamo anche... Allora, il pomodoro essiccato ha una vasta scelta di consumo. Sulla gastronomia si può utilizzare dappertutto, perché è sempre un pomodoro e ha lunga conservazione, perché essendo anche un pomodoro essiccato può durare un anno, 2 anni, sempre messo in un ambiente bene fresco e asciutto. Soprattutto il metodo di essiccazione è il metodo che oggi come oggi è il più innovativo che ci può essere. Siamo gli unici in tutta Italia ad essiccare un pomodoro, soprattutto IGP, perché avendo già la categoria per il fresco IGP ce l'hanno data anche per quanto riguarda il secco.
quindi è infornato a forno. Se vogliamo farci la pasta, come facciamo? Se vogliamo farci la pasta, lo possiamo mettere su qualunque tipo di pasta, dalla pasta semplicissima con olio ad una pasta particolare con le sarde, con panna e salmone. Ma lo dobbiamo mettere un po' a soffriggere insieme all'olio, alla cipolla, no, o no? No, non serve, si può mettere anche così, direttamente al naturale. E quindi con il vapore della pasta poi si apre, sì, un po' e diventa più morbido. Diventa più morbido. Perché gli ritorna l'acqua. Si può, sì, perché già si disidrata di nuovo e ritorna ad essere un prodotto già, bene o male, già abbastanza adatto per qualunque tipo di alimento, diciamo. Non solo per la pasta, anche per i secondi o per un antipasto, per un aperitivo e via dicendo. Oltretutto abbiamo fatto anche i preparati per pasta, che sono dei derivati, diciamo, sempre dello stesso prodotto, perché è un prodotto essiccato e tritato. Ci sono prodotti al naturale oppure si possono fare direttamente con tutti i condimenti che uno vuole. Questo è sapore mediterraneo. Sapore mediterraneo, che perché pomodoro? Si può fare sia del ciliegino che del datterino. Ma è solo pomodoro, no? Insieme c'è qualche altra cosa. Allora, noi abbiamo aggiunto gli aromi stessi sempre del nostro territorio. La base principale, quella che uno deve mettere, bene o male, è l'origano, il basilico fresco e uno spicchio d'aglio. Se vuole aggiungere peperoncino, che ben venga. Voi l'avete aggiunto? Ci sono quelli con l'aggiunta e senza aggiunta. Oltretutto ci siamo specializzati da 3 anni a questa parte, visto che il consumo è stato non solo per parte dei supermercati per la GDO, ma anche perché ce lo cercano anche sia dei piccoli punti vendita, sia per quanto riguarda anche persone private che hanno esigenze dove noi non possiamo arrivare con i vari supermercati, facciamo la vendita online, sia per quanto riguarda il fresco, sia di ciliegino che datterino che si trova sul sito tutto l'anno, sia per quanto riguarda anche i suoi derivati. Qual è il sito? Il sito è www.pomosi.com. Benissimo, allora sapete anche voi che ci vedete dal mondo intero, sapete come entrare in Sicilia, magari attraverso i prodotti tipici di questo territorio. La Sicilia è anche marmellate e non solo, infatti lei produce? Noi abbiamo una selezione di eccellenze siciliane, quindi abbiamo i pesti, i patè. Poi passiamo al dolce con le creme, le marmellate, tutte fatte in maniera artigianale, con prodotti locali, quindi a chilometro zero possiamo dire. E niente, cerchiamo adesso qua in questo evento di promuovere la vostra azienda, che dice venite voi dove? Noi veniamo da Paternò. Venite da Paternò, che è provincia di Catania, conosciamo. Benissimo, quindi sappiate che la Sicilia è una lunga fascia dove trovate di tutto e anche a Paternò potete trovare queste. Qui da noi potete trovare il sole della Sicilia in un barattolo, possiamo dirlo. Fantastica. E quando dici Sicilia, dici anche mandorle. Tutti questi dolci contengono le mandorle. Sì, tutta pasta di mandorla e poi sono con farina di carruba, alcuni biscotti, panettone al carrubo, pistacchio. La pianta del carrubo, che è una pianta gigantesca che fa delle radici enormi, io l'ho dovuta togliere e regalare perché praticamente ci voleva tanta estensione. Invece noi nel Ragusano la lavoriamo per fare biscotti, sì, pasta, fanno quelle un po' tutto, bellissime, sì, bacche marrone intenso, belle, sì, te. Che ci si può fare tutto questo come la caramella di carrubo? Sì, viene macinata proprio a farina, diventa una farina e poi si può lavorare in qualsiasi modo per ottenere biscotti, pasta. E voi ci fate anche i panettoni? Sì, no, abbiamo un panettone al carrubo di nuovo di quest'anno che poi viene spalmato con una cioccolata creata da noi all'arancia, spalmata di sopra, quindi è un tipico dolce nostro siciliano, arancia e cioccolata. Poi dicono che i siciliani non sanno fare le cose, forse non le sanno vendere, nel senso che dovreste incidere di più e magari farsi aiutare più, ma queste manifestazioni come quella di oggi sono importanti perché voi veniate conosciuti in tutte le parti, perché poi voi venite da fuori rispetto a questo territorio, siete di Ragusa, vedete c'è pure il cappello, faccio la guaga anch'io oggi, venire da Ragusa e chiaramente mi sembra giusto che non tutti conoscono le varie dolcezze, prelibatezze che ogni territorio siciliano ha e quindi in questo caso abbiamo conosciuto anche quelle che riguardano Ragusa.